E vi dico una cosa, a 3000 like rispondo alla sfida di Sespo. Vengo a Romix con i capelli tinti di Leicester, con i capelli tinti di blu. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, il nostro Leicester che oggi torna dopo l'episodio che avete visto mercoledì e che ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca per come si è evoluto, perché è stato un calando, soprattutto per quanto riguarda la partita contro l'Utrecht che leggo qui in grafica di giovedì 2 novembre. Novembre, un mese che in questo episodio affronteremo quasi interamente perché giocheremo col West Bromwich il 5, il 18 col Bournemouth e poi per finire contro il Las Palmas. 1-1 all'andata, eravamo al King Power Stadium, adesso dobbiamo andare in Spagna, cioè adesso per modo di dire, tra qualche settimana dobbiamo andare in Spagna e vincere di fatto, vincere contro questo avversario, eccoci qui il 23 novembre. Dopodiché ci saluteremo e nell'episodio che uscirà inizio settimana, ovviamente affronteremo il Derby County, che è un'avversaria che sicuramente è tosta, nel senso che è una delle neopromosse e ha già fermato il Manchester United. Abbiamo parlato di Arsenal e guardiamo la classifica, guidata proprio dai Gunners, a 24 punti dopo 10 partite, quindi l'Arsenal che sulla carta ha perso due partite e il resto le ha vinte tutte. Il Manchester United che segue a 17 a pari merito con Norwich e Leicester e quindi siamo praticamente secondi, sulla carta quarti però a punti fatti siamo secondi. Poi il Manchester City e il Tottenham, direi che il Leicester sta facendo grandi cose in questa stagione che è ancora lunghissima e quindi iniziamo ad avanzare con il calendario perché giocheremo subito contro il West Bromwich e quindi che dire, buon divertimento, andiamo in campo. Dopo un inizio difficoltoso che è servito più che altro da assestamento, il Leicester ha cominciato a giocare a calcio, ha cominciato a far punti e a dare spettacolo, conquistandosi prima di questa giornata il secondo posto in classifica, posto che vuole assolutamente mantenere battendo oggi il West Bromwich. Undicesima partita di Premier League, abbiamo visto spesso in grafica il peggior attacco del campionato quando si parlava di Leicester. Oggi però una grafica interessante è che siamo anche la miglior difesa, oltre magari a segnare poco, subiamo anche abbastanza poco, con soli 7 gol incassati. Questo è il Leicester di oggi con il 4-2-3-1, qualche cambio forzato anche per un po' di turnover. Riposano Lovren perché gioca Morgan in difesa, riposa Vardy perché c'è Niang davanti, riposa anche Musa perché c'è Capucca largo a sinistra. Andiamo anche a leggere in grafica la formazione del West Bromwich, che non è un avversario da sottovalutare perché comunque abbiamo letto anche insomma quello, il titolo dello scorso episodio ed è un West Bromwich che quindi deve farci un po' richiamare quel titolo lì, no? Mai sottovalutare nessuno, l'abbiamo fatto magari in Europa League contro l'Utrecht, abbiamo visto com'è finita. Questo è comunque il 4-4-1-1 del West Bromwich di Tony Pulis e allora direi che è tutto pronto per Leicester West Bromwich. La discesa di Cilup che voleva chiudere il triangolo con Capucca, non c'è riuscito, poi si va a riprendere il pallone il 15, prova ad affondare, prendere il fondo, ancora Cilup che vince un contrasto, mette dentro il cross verso Dembélé che è riuscito a colpire ma non a trovare la porta, peccato. Stacca Morgan, aggancia Dembélé. Va subito in verticale da Niang, bella palla per Maglia Niang, in area di rigore, attenzione Niang, incrocia Mill, poi arriva Dembélé che buca l'intervento, la palla alla fine termina in out. Mister è partito con l'acceleratore premuto, Mendy la fa girare, non trova la porta. Terza, palla gol per il Leicester nel giro di 8 minuti. Il pallone largo dalle parti di Phillips, occhio al 10 nello spazio per l'inserimento di Beragno che va un passo dal gol dell'1-0 e sarebbe stata una beffa per come abbiamo giocato finora. Fletcher in verticale per Phillips che parte in posizione regolare, l'uomo più avanzato dei suoi, calcia in porta, Ziller in calcio d'angolo. Mente Jacob, occhio al 5, bravissimo Mendy invece alla cantea a portargli via il pallone, ancora Mendy, Caparbio, e allora riparte il Leicester con Dembélé che va dentro, se ne è accorto il 24 che lo serve, attenzione Dembélé fino in fondo, ritorna da Mendy che calcia! Nampalis Mendy, prima recupera palla, poi la mette in porta, Leicester 1, West Bromwich 0, si sblocca il match del King Power Stadium alla mezz'ora, con un Leicester che per come aveva cominciato merita anche questo punteggio. È chiaro che poi col passare dei minuti ha cominciato a giocare il West Bromwich, ha collezionato qualche palla gol, ma qui l'azione parla da sola e Leicester meritatamente in vantaggio. Tielemans, sempre da Mendy. Poi Dembélé sta partendo, Niang sul filo del fuorigioco, mandato in porta da Dembélé, gran palla di Dembélé per Niang che punta e calcia! Mbaye Niang, 1-2 terrificante del Leicester City.
Arriva anche il gol dell'ex Milan al 38esimo, il raddoppio delle Foxes. E adesso impazzisce il pubblico. Jacob sbaglia il controllo, ne approfitta Mares che gli porta via il pallone. Occhio all'Eister, va dentro Dembélé, servito al limite Dembélé! Milla! Non è finita perché Mares la rimette in mezzo, Bozzi al calcio d'angolo. Solo l'Eister nel primo tempo, perché poi alla fine il West Bromwich ha provato a giocare il suo calcio, ha calciato in porta qualche volta, ma raramente spaventandoci. Grandissimo l'Eister nel primo tempo, 2-0 secco. Mendy e Niang. Mendy che va da Marez, sta partendo Capucca a sinistra, ha trovato Niang invece centralmente, che forse subisce un pestone, ma si gioca. Capucca per Dembélé. Eccolo il pallone verticale per Niang, che aspetta ancora Marez. Niang resiste, poi calcia sul fondo. Che giocata di Mbaye Niang, che ha nascosto benissimo il pallone a Bozia. Il pallone largo ancora per il 10, uno contro uno con il capitano. Occhio a Morgan che è in ritardo, il cross dentro che arriva Marquinhos, poi Rondon piano piano batte Ziller e fa 2-1. Il West Bromwich rientra in partita alla prima palla buona del secondo tempo sul regalo in uscita di Marquinhos. Perso però poi il pallone, anche attenzione al pallone verticale per Berahino, ancora una volta in ritardissimo Morgan. Berahino ricomincia da Jacob, palla dentro per Rondon, Ziller in calcio d'angolo. L'ho detto inizio secondo tempo, come abbiamo segnato noi pochi minuti, anche loro possono essere in grado di fare una cosa del genere. Attenzione ragazzi, due cambi nell'Eister per mettere un po' le cose a posto. Fuori Wes Morgan, il capitano che lascia il posto a Kurt Zuma per dare un po' più di rapidità difensiva. E l'Eister sta soffrendo molto le avanzate, in particolare di Rondon. E dentro anche Pellegrini per rinforzare il centrocampo. Lo sale ancora senza palla Dembélé, lo ha visto Niang. Dembélé ci mette il piede fino in fondo. Dembélé, attenzione, Dembélé calcia esterno della rete. E qui se l'ha divorato Dembélé però. Che ha avuto una palla gol clamorosa. Ha avuto il match point a 20 dalla fine. Marconi si sbraccia perché voleva calcio di punizione. Trovato adesso ancora Capucca, c'è Mares dalla parte opposta. Il lancio fuori misura, la palla termina sul fondo. Non c'è più tempo, basta così dice l'arbitro. Il Leicester trova una vittoria pesantissima, batte 2-1 il West Bromwich. Per come si era messa direi che va bene anche il 2-1, perché per chi avesse guardato solamente il primo tempo e comunque fino al 2-0, ripeto, il Leicester poteva andare in goleada. Dopo il 2-1 hanno cominciato a giocare a pallone con una certa decisione, perché ovviamente ci hanno creduto e fortunatamente per noi non hanno trovato il gol del 2-2. Detto questo, tre punti, altri tre punti messi in cassaforte, l'Eister che dunque tiene comunque la corsa, il passo delle altre, di quelle che hanno vinto, tenendo il secondo posto. È chiaro poi che se le altre hanno sbagliato sopra di noi, il secondo posto ce l'abbiamo da soli. Ma adesso vedremo tutto dalla classifica. Classifica che vedete lì in basso, ha vinto l'Arsenal che vola qua da 25 punti in classifica, meno 5 il Norwich e l'Leicester, dunque le due squadre di relazione che comunque sono lì, come dicevamo nello scorso episodio, sono lì appagliate al secondo posto. Segue il Liverpool a ruota con 19 punti, Liverpool che ha scavalcato il Manchester City che invece ha perso la sua partita. Detto questo, facciamo gli allenamenti, ricordiamo e ogni tanto diamogli un'occhiata anche insieme a voi ai giocatori da allenare, che sono ormai gli stessi da qualche settimana, e quindi Villalba, Dembélé, Tielemans, Lucani e Niang che ha giocato tutta la partita, devo dire anche molto bene, trovando anche il gol contro il West Bromwich. Prossimo impegno che sarà molto delicato, vi ripeto, ma dopo la pausa per le nazionali, e sarà un impegno importante perché l'Eister a questo punto comincia a giocare ogni partita come una finale. Chiaramente, essendo lì al secondo posto, dobbiamo non sbagliare noi e poi sperare che le altre davanti sbaglino, e in questo caso quelle davanti sono l'Arsenal e basta. Vincere per tenere il passo del Norwich e dell'Arsenal, vincere per presentarsi nel migliore dei modi alla sfida contro il Las Palmas in Europa League. Buon pomeriggio, anzi buon pranzo a tutti, perché si gioca alle 13.30, 12esima giornata di Premier League, campionato 2017-2018, Bournemouth contro Leicester City. Si gioca sotto la classica pioggerellina inglese, allora direi che si può cominciare. Cambia con Capucca, e dentro anche Mendy, pallone un po' arretrato, Mendy ci arriva, serve Capucca che va sul destro, pensa a calciare, ecco il destro da lontano con nel Sildo Reis che mette il pallone in calcio d'angolo, il primo squillo dell'Eister al decimo. Angolo di Mendy, primo palo, la prende Rugani che anticipa Vardy e fa 1-0 di testa. Daniele Rugani che torna a giocare titolare e torna a fare gol, 1-0 per il Leicester al Vitality. T'appoggia poi ad Ake, Nathan Ake dentro con Rugani che la lascia lì e a Fobe la spedisce in curva tra i fischi dello stadio. Son che fa bravo a tornare e a prendersi calcio di punizione che non viene neanche fischiato,
E allora si addormenta poi Simpson. Il cross arriva morbido. Sorman su Lovren. Poi Alessandro Permusa che la lascia lì ad Afobe. Attenzione, Afobe, la conclusione. Ziller in calcio d'angolo. Brivido per il Leicester. Sempre lo stesso errore. Noi ci intestardiamo a non spazzare mai la palla. E qui quasi prendiamo gol. Ma l'errore vero e proprio lo fa Simpson, che si addormenta. Mut che riparte con Fraser. Prende il fondo. Al centro però non c'è nessuno. Stanno arrivando i compagni. La palla rimorchio è per Arthur, che mette dentro al volo il grandissimo gol di Afobe. Ha pareggiato il Bournemouth. Grande azione. Leicester un po' fermo, ma grande azione da parte del Bournemouth. E gran gol di Afobe. Pallone che passa sotto le gambe di un impotente Ziller. Primo tempo veramente bello, vissuto e combattuto. 1-1, che ci sta. Alla pausa, i gol di Rugani e poi la meraviglia di Afobe. Capucca, il Leicester che sta crescendo. Vardy, dentro da Dembélé. Se l'ha inventato Vardy. Attenzione a Dembélé che salta il portiere. Dembélé, la porta è vuota. E poi il salvataggio di Wilson. Palla gol clamorosa per il Leicester. Attenzione al Bournemouth da questo calcio di punizione. Sono bravi su palla inattiva. Parte Gradel sul secondo palo. Mizzo al volo. Anzi, di testa, scusate. Prende il pallone, sì, la porta no. Non a protezione della porta. Rischiato tanto lì dietro, ma comunque è riuscito a ripartire Leicester qui con lo scatto di Musa sul filo di fuorigioco. Vediamo un po' se fischiano. No, non fischiano. E allora corre Musa, che l'alza per l'inserimento di Junuzovic. Poi Tielemans da casa sua. La palla è sul fondo di un nulla. Forse dal punto di vista del mobile. Tanto Villalba in pressione, perfetto. Occhio a Villalba che può andare. Villalba prova a sfidare a Kepa. Rimorchio, arriva Junuzovic cattivo. Ancora Junuzovic a vincere un doppio contrasto. Poi il traversone sul secondo palo a Reis che smanaccia prima di Dembélé. Torna da Reis che ha paurissima e allontana il pallone, lo mette in auto. 88 e 12. Rimessa Leicester. Il pallone per Tielemans, che è dotato anche di buon tiro. Preferisce Junuzovic. Dentro da Niang. Attenzione a Leicester. Niang dentro ancora. Il pallone sta passando. Arthur non so come la mette in fallo laterale. E allora attenzione, forse una delle ultime azioni di partita. Con le mani di Junuzovic. Da Villalba, che fa fatica ma la tiene. Poi Niang la gira per Junuzovic. Sta ripartendo Villalba, servito. C'è anche Vardy. Occhio a Cemi. Il tiro. Gol! Cemi! Vardy! Leicester in vantaggio al 92. Leicester in vantaggio al Vitality Stadium. La firma è sempre la stessa. Jamie Vardy. Bournemouth 1, Leicester 2. Tutti zitti al Vitality Stadium. E vi dico una cosa: a 3000 like rispondo alla sfida di Sespo. Vengo a Romix con i capelli tinti di Leicester, con i capelli tinti di blu. Ve lo dico, ve lo dico. E ne parliamo alla fine, perché poi ne riparliamo insieme, però comunque il senso è quello. Ma seguiamo l'ultima, una delle ultime azioni di partita. Non bisogna sbagliare nulla in questo finale. Wilson attacca il Bournemouth, Wilson va da solo, esce un po' troppo presto Rugani. Game over al Vitality Stadium, passa il Leicester. Terza vittoria di fila in Premier League, almeno terza, perché io parto dal Norwich, ma forse sono di più. Fatto sta che Leicester vola a quota 23 punti in classifica, meno due dall'Arsenal che poi dovrà giocare. E soprattutto mantiene alta la pressione. E io pure, perché non mi sappia un infarto. Ma comunque tre punti fondamentali dell'Leicester. Il gol, speravo che fosse di Vardy. Speravo che fosse di Vardy, ma tanto non ci sorprendiamo più, perché Jamie è un giocatore straordinario, meraviglioso, che ci ha fatto togliere tantissime soddisfazioni e che ci ha fatto emozionare spesso dall'inizio di questa carriera. Continua a farlo e continuerà a farlo, ne sono convinto. Non si ferma l'Arsenal, che continua a vincere. Allora Arsenal 28, Leicester 23, Liverpool 22, Norwich 21. Dunque ha pareggiato il Norwich, a 19 lo United, a 18 il City. Quindi le abbiamo un po' staccate le squadre di Manchester che hanno pareggiato nel derby. E poi via via seguono tutte le altre. Come vedete in coda ci sono ancora Bournemouth, West Ham ed Everton. Cosa abbiamo capito dalla partita contro il Bournemouth? Che tanto questo Leicester non è il Leicester dell'anno scorso, perché più o meno a questo punto avevamo perso contro l'ultima in classifica, che era il Southampton, anzi era il Sunderland, che quest'anno ovviamente non c'è più per ovvi motivi di retrocessione. E avevamo perso sul campo del Sunderland, era una partita strana, ok, e tutto quanto, tutto quello che volete. Ma è un Leicester diverso, un Leicester che ha più carattere, un Leicester che ha famissima, ed è un Leicester che comunque soffrendo vince al Vitality per 2-1. E quindi sono tutti punti fondamentali questi. Penso a questi due in più, perché sarebbe finita 1-1 contro il Bournemouth. Penso ai due in più contro il Tottenham in Europa League, in Europa League che giochiamo adesso, al King Power Stadium più o meno a ottobre, quando era,
E quindi ovviamente, ripeto, sono tutti punti fondamentali che poi faremo i conti a fine stagione. Italiano perfetto con il quale vado a aprire la gara contro il Las Palmas. Andiamo in Spagna a giocare una partita molto importante per la nostra classifica e per il nostro futuro in Europa League. Il Leicester che ha perso due trasferte in questa Europa League, praticamente 2 su 2, e quindi è ora di vincere. Ok, regà, come al solito, il mio computer ha voluto dare problemi. Cioè, non so bene se sia colpa del computer o della Play. Fatto sta che non è stata registrata o comunque è andata perduta la clip della partita contro il Las Palmas. Cioè, tipo la partita più importante dell'episodio. Però, quindi, cioè, capite il mio stato emotivo come è basso in questo momento. Però, comunque, fatto sta che io vi voglio tanto bene, quindi, stile radiocronaca, vi farò ascoltare i gol e le azioni salienti di Las Palmas Leicester. Ole! Con Usard che parla sotto, comunque vi farò ascoltare le reazioni, insomma, di tutto quanto. E niente, vi saluto, mi voglio tanto bene e ci becchiamo nei prossimi video. In campionato il Leicester è imbattuto da ormai più di un mese. Peccato non poter dire la stessa cosa dell'Europa League, perché abbiamo la fobia da trasferta. Infatti, due sconfitte sono arrivate nelle due trasferte in questo girone. Non che poi in casa le cose vadano meglio, per carità, leggermente meglio sì, però anche in casa non vinciamo da un bel po'. Praticamente abbiamo battuto solamente l'Utrecht nella gara ad esordio di questo girone. Poi abbiamo ottenuto un pareggio proprio contro il Las Palmas e due sconfitte contro Brøndby e proprio l'Utrecht al ritorno. Stasera, nella patria del bel calcio in Spagna, non giochiamo di certo contro il Real Madrid, ma giochiamo contro una squadra che non si tirerà indietro e che comunque ha voglia di dire ancora la sua in questo girone. Intanto a Vardy. Dentro per Villalba che palla di Gemi. Villalba il cross arretrato per Junuzovic. Traversa piena. E poi sulla ribattuta Bellerin e Castellano. La palla verso Villalba ancora. Lemos la prende. Calcio d'angolo. Palla gol clamorosissima per il Leicester. Occhio al Zar. Che vuole creare qualcosa. Prende il fondo. Mette dentro. C'è Loren al volo sui piedi di Mesa. Attenzione alla Spalmas. Con Jonathan Viera. In area. Viera a giro. Dragoschi. Con una grandissima parata. Corre Marez. Allarga per Ahmed Musa. Musa vuole lasciare sul posto l'avversario. Riesce anche a passare con un rimpallo fortuito. Sempre Musa, cost to cost. Poi in porta! Ha bucato Varas! Sta inventando il gol dell'1-0. Ahmed Musa porta avanti il Leicester con un gioiellino. E torna al gol perché era qualche settimana che non segnava. Se non sbaglio di memoria, se la memoria non mi inganna. L'ultimo l'ho assegnato al Watford in Capital One Cup. Qui un paio di dribbling e la conclusione che ha bucato l'estremo difensore della Spalmas. E gol pesantissimo di Musa. Alla pausa il Leicester è in vantaggio grazie al gol meraviglioso che abbiamo commentato in tutti i modi dell'inquadrato con la maglia numero 7, che non sono io, ma è Ahmed Musa, che ha fatto un gol veramente importante, oltre che bello esteticamente, perché porta il Leicester a quota 7 punti nel girone. Apertura per Castellano che la tiene in campo. Gliela gira subito per Mesa. Attenzione alla partenza ottima da parte della Spalmas. Dragoschi tiene chiuse le gambe. E poi il Leicester con un po' di fatica vuole ripartire sempre con la solita fisionomia, con la solita idea di gioco senza spazzare il pallone. Sempre con il solito brivido, infatti. Junuzovic su El Sar, riesce a portargliela via, lascia Marez. Parte senza palla Junuzovic. Nello spazio. Il servizio è per Vardy che prova ad arrivare. Non riesce in un primo tentativo e poi Jamie Vardy sulla dormita di Avi Varas. 0-2 alla Spalmas. Errore clamoroso del difensore e del portiere, soprattutto del portiere. Vardy ringrazia, fa 2-0 e manda un saluto ai tifosi della Spalmas al 10° minuto della ripresa. Rivediamo qui la palla. No, è inspiegabile cosa fa Varas. È inspiegabile perché la palla che sia forte o piano il controllo c'è. Il controllo c'è e poi c'è anche la dormita. Marconi ovviamente a bordo campo con una sobria esultanza e un applauso per Vardy che ci ha creduto. Fa capire la sua contentezza per il raddoppio dell'Leicester. Ora Vardy vuole andare, lascia sul posto Simon. Corre Vardy con Niang dalla parte opposta. Vardy resiste di fisico a Simone e corre verso la porta. Vardy ovviamente vuole la doppietta personale. Vardy fino in fondo. Vardy, 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 Musa e poi fuori gioco di Musa, non ci credo. Non ci credo. Vardy ha calciato addosso a Musa. Mbaye poi aspetta i compagni. Eccolo Dembélé con Vardy dalla parte opposta. Lanciato a rete Vardy a tu per tu con Varas. Gemi! Vardy che alla fine, senza Musa che gli si mette davanti, ce la fa a segnare la sua doppietta personale, il gol del 3-0 secco. E Leicester che mette in cassaforte una partita che
che se non fosse per qualche affondo della Spalmas era finita già 45 minuti fa. La Spalmas che dopo la sconfitta dell'Eister contro l'Utrecht ha chiaramente sentito il profumo di qualificazione. E oggi però, tanto arriva la conclusione, Dragoschi a rispondere, ancora concentrato Bartolomei, altra palla in mezzo, la partita non è finita perché Junusovic ce la mette sui piedi di Musa e poi la palla fuori. Ci abbiamo provato in tutti i modi a far risegnare, non ce l'hanno fatta, stavo comunque dicendo il Leicester che oggi ha dato una sonora lezione di calcio alla Spalmas, tornando a più 3, tanto Junusovic continua a dormire clamorosamente, ma la partita ora sì è finita per davvero, 0-3, 3 punti pesanti come il punteggio.